Stata e faccio parte della Confederazione di Sovranità Popolare dagli albori, diciamo, dal primo momento ho raccolto l'appello del Presidente Maddalena. E sovranità, noi siamo qui perché sovranità popolare vuol dire restituire l'Italia ai cittadini e alle cittadine, a quei milioni di cittadini onesti che si impegnano quotidianamente col loro lavoro oppure lo cercano disperatamente. Durante la campagna referendaria che ha portato al successo del no, abbiamo esercitato delle pratiche solidali, delle pratiche partecipative, in un'opera di mobilitazione che è stata straordinaria e che ha come precedente soltanto quello del Comitato di Liberazione Nazionale, che poi è stato l'embrione dell'Assemblea Costituente. Allora io dico, proseguiamo su questo percorso, costruiamo un'azione sociale e un progetto inclusivo e partecipato, che sia di segno opposto all'ideologia neoliberista, alla finanza internazionale e alla globalizzazione selvaggia. L'attuazione dei valori e dei diritti previsti dalla prima parte della Costituzione è già di per sé stessa una piattaforma, costituisce una piattaforma per la rinascita democratica e per la rinascita sociale del nostro Paese. E dobbiamo partire dagli sforzi per superare la crisi attuale che colpisce la dignità umana, il reddito e la salute. A questo punto interpretiamo la forte domanda di partecipazione che è affiorata dai quei 19 milioni di no gridati ai referendum e costituiamo una rete progressista per l'attuazione della Costituzione. Chiediamo un orizzonte politico di fronte a questa desolante offerta politica che c'è nel Paese. Colmiamo questo vuoto pneumatico che spinge all'astensionismo e che viceversa alla situazione opposta si è verificata nel caso del referendum, cioè gli stessi milioni di elettori dalle prossime elezioni non saprebbero cosa votare, quindi non saprebbero sicuramente a chi rivolgersi. E quindi l'attuazione della Costituzione, della sovranità e dei diritti richiede nell'immediato la formazione di un Parlamento che sia inclusivo anche delle istanze sociali e delle istanze civiche che si sono mosse e che hanno combattuto fianco a fianco. Richiede un rafforzamento degli strumenti della democrazia diretta e della democrazia partecipata nei territori, ma soprattutto una netta inversione di delle scelte politiche che sinora sono state qui condotte, scelte che non sono più sostenibili socialmente, economicamente e anche ecologicamente. Quali il pareggio di bilancio? E chiediamo viceversa la messa in campo di politiche di contrasto alla povertà e alla diseguaglianza e alla conversione ecologica e al rispetto dell'ambiente. Grazie. Brava. Allora io ringrazio veramente tutti di cuore che...